azienda biologica, noi abbiamo fatto anche il caseificio, abbiamo fatto quella struttura anche un po' più grande qua per riuscire a fare delle vendite, per organizzare anche delle feste, per dei pranzi, delle grigliate, delle fondute al formaggio anche in inverno e tutte le cose. Cerchiamo di vendere i nostri prodotti in un modo anche moderno, anche innovativo, e ci siamo messi insieme anche con la Alta Natur, un'azienda che raccoglie e distribuisce diversi prodotti biologici, interessanti, artigianali anche dall'Alto Adige. Ci sono formaggi, ci sono delle spezie, ci sono delle tisane, delle salsicce, del pan croccante, della pasta, dell'aceto, e tutto così si riesce a fare un bel assortimento tutti insieme, che si può anche collaborare bene con i negozi, anche con la gastronomia. Questo cerchiamo di fare, e qua per fare gli investimenti qua in azienda agricola abbiamo fatto un progetto che abbiamo chiamato il diritto di godimento, e funziona così: la gente ci presta dei soldi e noi paghiamo degli interessi, non tramite soldi come normalmente, però paghiamo attraverso dei prodotti biologici, prodotti nostrani dell'azienda. Funziona molto bene, siamo riusciti a realizzare questo progetto, questo investimento qua. Abbiamo fatto una bella somma anche su questo sistema. E il bello è che riusciamo a creare una relazione tra i nostri investitori, diciamo, e il contadino e gli investitori come clienti. Il prodotto viene apprezzato e non si parla più di prezzi, si parla veramente di valori, e quello è il bello. Per tutti i contadini, anche per i contadini biologici, sono molto importanti anche i contributi europei, che per aiutare anche il biologico e per aiutare, per aumentare anche l'agricoltura biologica, è veramente un aiuto per sopravvivere, per svilupparsi veramente, e speriamo che diventano anche di più in futuro.